Sera siamo davanti alla chiesa abbandonata di Lucedio, dove dicesi esserci lo spartito del diavolo che cercheremo di trovare, sempre accompagnati da tanta fortuna, sperando che non ci cada addosso qualche maledizione, qualche pezzo di muro. Io direi di andare. Andiamo. 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 Tanto vi facciamo vedere Sì. il giro intorno prima di entrare. Abbiamo adottato la tecnica del microfono, essendo che l'ultima volta non si sentiva niente nell'audio. Esatto. Questa sarebbe l'entrata. C'è un piccolo particolare che Quindi mi alla sa che è fine. sbarrata. No, Oddio, sì, adesso no, vi facciamo il giro di tutta no. la Lo chiesa sai per che vedere com'è fatta all'esterno. è davvero inquietante. Cerca di muoverti se puoi, perché se no Ok. traballiamo tutti. Bene. Faccio vedere bene. Abbiate pazienza, ragazzi, non è che siamo dei cameraman, quindi. Ah, ho letto una cosa che volevo farvi leggere. Leggete un po'. Burzum. Cosa vuol dire? Secondo me deve essere un nome demoniaco, se non dico una cagata. Non so, dobbiamo cercare. Non vorremmo dire. Madonna, ma quanto cavolo è grande! Scusate, ma Oh, inquadra fatemi bene lì. capire l'immensità di È questa cosa. enorme. Io spero che non si senta il vento, però oggi c'è veramente vento. Stavolta sì. Veramente 2 secondi fa non c'era un filo di vento. Si è alzata un'aria tremenda. Voglia. Scusate, mi sono ammazzata. Ok. Ok, ora stiamo Oh mio Dio, non finisce mai. facendo tutto il giro intorno. Oh, guardate ragazzi, ho trovato un buco. Se Cioè, vediamo. persino il buco è inquietante, raga. Mamma mia. No, ragazzi, è davvero inquietante. Dio santo. Ok ragazzi, questa è l'altra parte. Dall'altro fianco. Ok. Occhio al sole, se no ci spara flash in faccia. E adesso dimmi, qua sono strattati. Sì, Ci cosa? porta. Dove ci porta? Dove ci porta? Ci porta dentro. Ma Vai. dov'è l'entrata? Vado? Vai. Mi sento un po' in soggezione. Sì, puoi vederti col soffino che ti penzola. Ragazzi, cioè. Ok. No, è abbastanza inquietante, veramente. Da qui poi inquadra per favore lì. Cioè, già solo da qui è davvero inquietante. Speriamo che non ci cascano i calcinacci in testa. Pronti? Entriamo? Cos'hai letto lì nel muro? Satana? Hai sentito anche tu fischiare? Dimmi che era un uccellino. Comunque, E io ho sentito ci sono delle scritte fischiare. abbastanza Sì, inquietanti. Vabbè, andiamo inquietanti. avanti. Entriamo? Veramente c'è scritto, ci sono croci, 1977, croci, boh. Simboli strani di cui io non conosco il significato. Andiamo avanti. Dentro, dentro. Io spero che si veda, controlla che si veda l'immagine, che non sia troppo buia. Bene, un pentacolo disegnato su una croce rovesciata sull'altro muro. Vedere bene gli affreschi, quello che ne rimane perlomeno. Questi angioletti sono un po' inquietanti. Ok. Questo è l'altare. Ok. Io esattamente non so se è qui. Come mai qui è tutto murato? Cioè, è completamente murato, scusa. Ma non era enorme, girandoci intorno?
C'è una... Cosa c'è? Niente. Secondo me c'è un altro pezzo allora dall'altra parte, sicuro, perché non può essere piccola così. Se da fuori abbiamo fatto un giro di 30 km. Questo comunque era tutto l'altare. Mio Dio, guarda cosa hanno fatto. Che bello, uccellini morti, sempre di buon presagio gli uccellini morti. Bello. Posto proprio delizioso dove venire a morire. Questo dietro dell'altare. Qui qualcuno l'ha... Cioè, sembra che qualcuno abbia voluto rompere sotto. Bene ragazzi, come immaginavamo, questa sì, è la chiesa di Lucedio dove c'è lo spartito del diavolo. Adesso la nostra Tati vi fa inquadrare bene, vi inquadra bene lo spartito del diavolo. Non si può. Non si può. Come hai fatto? Prova a fare come hai fatto prima. Ok, ragazzi. Ecco, quello ragazzi è lo spartito del diavolo. Dovevamo arrivarci prima. Noi non ci siamo arrivati prima perché guardavamo bene la chiesa e non l'abbiamo visto Ma che solito bene. facciamo? Si narra che in questa chiesa sia stato rinchiuso il demonio sotto nella Che cripta. tra le altre cose era stato invocato proprio dai monaci di Lucedio, che per questo vennero anche condannati. Dovrebbe essere praticamente qui sotto all'altare. Sotto, esattamente sotto questo altare. Hai visto anche tu? Tira sulla velocamera. Scusa. No, non è possibile, figlia. Ragazzi, siamo arrivati alla fine dopo la prima investigazione di là. Siamo arrivati qua al cimitero abbandonato di Darola, dove c'è ancora tutti i resti tutti quei pochi resti che sono rimasti delle lapide che erano sepolti qua. Qui c'è la chiesetta sconsacrata. Venite. Mette veramente una tristezza infinita, guardate che cosa impressionante. Tutti i rovi, non resta più niente praticamente. A parte che hanno imbrattato qualunque cosa, distrutto tutto quello che poteva esserci. Ahia! Io sempre con i miei rovi, ormai siamo amici del cuore. Eccoci qua. Questa è la chiesetta che non ha più neanche l'entrata chiusa, proprio completamente aperta. Guardatela bene. Ok. Qui si entra. Occhio alle spine. Aia. Dico occhio alle spine e poi mi ammazzo io. Allora qui, sulla sinistra, c'è riportata questa memoria, queste due bambine gemelline morte, piccolissime. Che è stato trasportato qui, c'è scritto dal vecchio cimitero, l'11 febbraio del 1894. Ed è stata imbrattata anche questa. Ok, andiamo avanti. Da questo lato ce n'è un'altra. Dice padre onesto e ad ognun caro, di ronco evasio, qui giace la salma immatura a morte, dal terreno esilio a gaudio eterno. Il rese grandio, imprescrutabili sono i tuoi decreti. Inconsolabili madre e figli posero a Dio il 28 giugno del 1876, trasportata dal vecchio cimitero a Dio l'11 febbraio 1894. E anche questa è imbrattata. Rispetto zero. Ora entriamo dentro alla chiesetta, così vi facciamo vedere. Eccola qui. Aspetta,
speriamo che si veda bene, che è abbastanza buietto dentro. Come vedete, ormai non resta quasi più niente a parte il muro. Hanno totalmente distrutto l'altare che c'era lì. C'è macerie ovunque, pezzi di altare ovunque. Qualcuno che si è divertito con le bombolette usate, la buttate lì. Veramente una cosa impressionante. È tutto distrutto completamente. Ho notato che l'unica cosa che resta intatta nelle varie chiese dove stiamo andando sono gli angioletti al muro. L'unica cosa che riesce a restare intatta. Per il resto non si vede più neanche i colori degli affreschi che c'erano sicuramente, ma. Ok. Scendiamo giù senza ammazzarci. Ok. Adesso andiamo verso la parte destra, qui della chiesetta, dove sono ancora presenti i resti delle lapide che erano rimaste. Venite. Eccole qua. Fai vedere bene. Proviamo ad andare a vedere vicino, ma non si vede molto bene. Eccola qui. Qua rimangono tutti i resti. C'è anche un pezzo, penso che fosse stata proprio una lapide questa, con la decorazione di una lapide. Ok, andiamo verso in qua e troviamo degli oculi. Scusate, ragazzi. Dei loculi anche qua completamente andati. Notare che c'è anche una bestia morta lì dentro. Non so che tipo di bestia sia, comunque vi assicuro che è un animale morto. Qua anche qua tutto completamente abbandonato da non so quanto, ma direi da molto molto tempo. Ok, di qui, ma non c'è più niente.